Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Evil di Radical. La cosa più interessante di questo progetto credo che sia il fatto che sia il primo album ufficiale del rapper, che invece fino ad oggi si è messo in mossa soprattutto con la sua celebre saga Trash Bean, che erano per lo più mixtape barra EP, invece questo è il primo album. Sono di certo curioso, tra l'altro ho reactato Trash Bean volume 3 con la Deluxe Edition e stavo proprio ragionando sul fatto che a Radical piace proprio droppare in questo periodo estivo, perché sia Trash Bean volume 3 è uscito 2 anni fa, sempre tra luglio e agosto, mi sa l'anno scorso la Deluxe Edition di Trash Bean volume 3 ad agosto, e adesso siamo qui il 1 luglio con Evil. Anzi, non è ancora il 1 luglio, sono le 23:59. Prima di tutto, no, non ho i capelli né oliosi né sudati. Beh, forse un po' sudato lo sono perché ci sono 30 gradi a mezzanotte, però sono uscito dalla doccia 20 minuti fa veramente. Comunque, io partirei subito con la prima traccia, ma prima di farlo, come al solito, mi piace, commento e se non lo siete, iscrivetevi al canale. Ok. Vabbè, niente male come intro, in fondo 1:30 di Radical che fa sporche non è così male. Comunque, a parte gli scherzi, una canzone già subito per cominciare molto rage, molto sullo stile che insomma da sempre Radical. Vi dirò di più, mi ha dato anche un po' quelle vibes alla Rockstar Made di Playboi Carti, che comunque sin da come parte l'album subito ti mette subito in quel mood bello cazzuto di fotta. E chiaramente le canzoni sono un po' diverse, però ripeto, a livello di vibe secondo me il concetto era un po' quello. Andrei col secondo singolo, che è seconda traccia, non so perché ho detto singolo, Mafia Malvagia. Let's go. Ehi. Bene, questo era anche il primo singolo estratto da questo progetto. Mi ricordo quando uscì con tanto di video su YouTube. Io già qui lo dico, non ho ascoltato né questa, né Too Easy e né quella con i THB. Non ho sentito nulla, quindi per me queste sono 12 tracce tutte nuove. Che dire, è una bella hit. Diciamo che già da queste due tracce comunque si sente che è roba, tra virgolette, un pochino più impegnata, un pochino più matura rispetto ai soliti pezzi che fa Radical. Cioè c'è una visione delle cose. Quindi sì, mi è piaciuta. Bella produzione di Moz, come al solito, che l'ha killata, e andrei con la terza, che è Dua Lipa da Baby con Rosa Chemical. Rosa più radical, come Dua Lipa da Baby. Ok. Come sparita una Chevy, Lamborghini con il Levi, bravo. Trova a Milano con le tatats. Radical e Rosa siamo bip. Sto con 10 tot, let's go. Let's go. Prova le saga che si andò. Non ho più la Chevy, nuova whip. Questo era il featuring che mi metteva più paura, perché regà, ditemi quello, scusate qua se le sfazzoletto, ditemi quello che vi pare, però a me Rosa Chemica non mi piace più, almeno nel 90% di quello che fa, non mi piace più. Però devo dire che quando fa canzoni in questo mood, e soprattutto anche in generale con Radical, fa sempre il suo, cioè sono una bella coppia. Infatti questa alla fine è una bella traccia, mi è piaciuto soprattutto il mood, poi molto molto mumbling, perché comunque hanno cambiato tonazioni, hanno giocato molto con la voce per tutta la canzone, quindi questa cosa è simpatica e carina. In generale, ripeto, tutta la produzione comunque abbastanza allegra, da good vibes, promossa anche a sto giro. Io andrei con la quarta, che è Post. I miei shooter sono post. I miei shooter sono post. Puoi giudicarmi, ma non puoi stare al mio posto. Ok. Puoi giudicarmi, è tutto ok, tutto a post. Papi for fun, non riesco a stare al mio posto. Resta sulla cake come must. Ok. Mattina il cielo come i pacchi del capo. In 24 ore compro Givenchy, compro Dior. Posso riempire la 24 ore piena di resta. Anche questa per niente male. Per ora tutte canzoni comunque abbastanza brevi, che secondo me è una scelta giusta, perché innanzitutto non ha senso far durare le canzoni 3 minuti se poi non sai dire un cazzo. Ma vedendo anche come sono le produzioni, comunque pieni di suoni,
in stile mods per intenderci, in stile anche un po' mainframe comunque, in generale quella roba un po' lì, quella wave. È giusto farle durare così poco perché secondo me a lungo andare potrebbero dar fastidio e risultare pesanti, motivo per il quale anche se l'album dovesse essere tutto così, diciamo che 26 minuti di album è un tempo eccezionale, quindi mi trovo d'accordo su questa scelta. Andrei avanti con Type Beat Shoddy. Perché Polka 4? Sembra quella dei Type B. Nuova wifi, nuova site. Questo era lo spoiler. Quello che tu dici lo facciamo tutti i giorni. Va bene. Ok. Dove stai? Carina anche questa, forse rispetto a tutte le canzoni che abbiamo sentito è quella che per ora mi è piaciuta un pochino di meno. Però anche in questo caso alla fine una canzone molto leggera, cazzona, con una produzione simpatica. Tra l'altro se non sbaglio era co-prod tra Mozz e Freeman, che comunque hanno fatto un buon beat. Cioè in fin dei conti ci sta, però non mi ha fatto impazzire. Comunque andiamo avanti con Swag Drip Margiela con i THB. Vi dico la verità, ho sofferto a non sentire questa canzone. Lo cracco. Mamma come chicca il beat. Ok, quelle Tony 2016 vibes, eh. Ragazzi, questa canzone è epica, veramente. Io me ne ero già accorto da comunque dalle stories varie, perché come entra il beat, entrano i bassi, è una hit. Tra l'altro Redicare THB, io mi ricordo ancora quella cazzo di Telespalla Bob, che è una delle canzoni con cui sono andato più in fissa nel 2017, insomma, quando cazzo uscì. Penso anche uno dei primi pezzi in cui lo stile di Carti era stato riportato in Italia benissimo, perché comunque la wave era quella e la, ripeto, l'hanno proprio fatta bene. In questo caso si confermano un trio affiatato, perché anche questa è una hit. Mi è piaciuta troppo. Io la aggiungo in playlist subito, prima che mi scordo. Andiamo con Interlude. Mazza, forse l'interlude dura più di certe canzoni dell'album. E che è quella del 2006? Po 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 po. Solo Mozz? Può essere? Una strumentale di Mozz, a quanto pare. C'è un minuto e 15 dove non canta nessuno. Chiaramente c'è la produzione anche bella. Magari forse è una piccola intro per Non Mi Basta. Scopriamolo adesso. Eh sì, eh sì. Così alto non mi basta, basta. Passa il tempo e non mi passa. Non mi passa. Con le drugs, ho le guns, sono una rockstar life. La vibe sarà una fan. Oh my god. Ti posso portare nei miei guai. Se guardi in alto vedo Dio. Ok. Ma sono il diavolo che chiamo. Mi hai trasformato in un demon. Ok. Mi batti la testa nell'oblivio. Rockstar. Ora che ho groupies come una Ehi. Effettivamente sì, l'interlude era praticamente il primo minuto di Non Mi Basta. La cosa interessante di questa canzone è che rispetto alle altre, diciamo che Radical qui cerca anche di sperimentare altre linee melodiche un pochino più cantate, diciamo a metà tra il cantato e il gridato. Quindi questa cosa era abbastanza figa. Per il resto, a livello, diciamo, di tutto il resto che non siano appunto queste linee melodiche, ho ascoltato di meglio in questo album, quindi non mi ha fatto impazzire. Però appunto questo sperimentare va benissimo. Andrei avanti con la prossima, One V1. E bella. Vediamoci 101.
pista con le rebista volata. Anche questa carina, niente male, un'altra canzoncina comunque da 1:30-1:40. Se posso permettermi di fare una piccola critica, è che appunto dal primo album ufficiale per certi versi mi aspettavo un qualcosa di un pochino più coeso, più solido. E questo da un certo punto di vista è stato fatto ed è innegabile, però dall'altro punto di vista, vedi, inserire pezzi così mi sembra appunto una compilation di pezzi più che un album, che comunque non dico che sempre debba avere un concept, perché si possono fare anche album che non siano concept album, però da un Radical che comunque fino adesso ha droppato Trashbin, che sono appunto tutte raccolte comunque di pezzi, mi aspettavo un qualcosa di un pochino, ripeto, più coeso, proprio più omogeneo. Invece è comunque diciamo la solita compilation di pezzi. Comunque andrei avanti con Too Easy, dove ci sono Zyrtec e Freeman. Ok. Qua l'ha killata. Ok. 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 Sulla pistola o due flash. Ok. Va bene. Questo invece era il secondo singolo estratto, niente male, anche di questo è uscito un video su YouTube. Io, come ho detto all'inizio video, non avevo sentito queste canzoni. Devo dire che qua il ritornello Zyrtec l'ha killata. L'ha killato, non so perché l'ho detto al femminile, e anche la parte secondo me un pochino più bella della canzone, perché ti entra subito in testa. Per il resto tutto il pezzo secondo me è influenzato un sacco da Yet, e comunque vabbè, un po' come tutto l'album, però in generale questa canzone è più delle altre, soprattutto anche la strofa di Zyrtec che mi viene in mente. Poi c'è una parte finale di Freeman, comunque un buon pezzo, ci sta un sacco. E andrei avanti con Beautiful. Va bene. Non pensi a quanto eravamo beautiful. Ok. Come potrei dire di no? Ho visto un amico caro diventare una allora, è la best. Mi chiede se voglio fare triple S. Non è stato nemmeno. Vedete, forse pezzi così è la cosa che è più mancata all'album, cioè nel senso che ce ne avrei messi un altro paio, ma non proprio con queste vibes, proprio perché mi sembra più una canzone che un pezzo, è qualcosa di un pochino più ricercato. E diciamo che secondo me se ne avesse messi un altro paio un pochino così in mezzo all'album, sarebbe appunto risultato più leggero, più scorrevole, ma appunto anche un pochino più solido in generale. Al di là di questo, ci sta a spezzettare un po' il mood che è tutto cattivo. Finirei a questo punto con l'altro, che è Goodbye. Ancora good times. Chiedevi come stai, non mi lasciare in standby. Ha molta la XXXTentacion. Tu mi hai detto di levarmi, io te sono vai. Bello il sound. Waiting me at tutto right. Ci sono tutti good vibes. Tu mi chiedi come mai. Ok, l'outro è totalmente diversa da ogni pezzo dell'album, perché proprio a livello di produzione di tutto, ripeto, molte vibes alla XXXTentacion, comunque contando che credo che sia uno degli artisti preferiti di Radical, ci sta tantissimo. Poi tra l'altro sapete che a me in genere questo tipo di outro mi piacciono, quindi neanche lo ripeto più perché ormai lo dico ad ogni video. Parliamo un po' di tutto il progetto. Il progetto a me è piaciuto, ok? Ho apprezzato tantissimo in generale l'ispirazione che ha preso Radical da appunto rapper come Yet, un po' tutta quella wave lì, perché secondo me lui, nonostante sì l'abbia raidata quella wave, è rimasto il timbro Radical, e quindi questa cosa non è sempre scontata, e mi fa piacere che comunque abbia mantenuto la sua identità. Quello che critico di più è quello che ho anche detto prima, il fatto che comunque mi aspettavo un progetto più solido, e invece per certi versi è sempre la solita tra virgolette compilation di pezzi messi così per formare un album. Però tutto sommato non mi ritengo né deluso né insoddisfatto, cioè ripeto, l'album mi è piaciuto, e comunque come primo progetto di Radical secondo me ci sta un sacco. Insomma, le canzoni che mi sono piaciute di più comunque sono Mafia Selvaggia, sì, è la puttana di mia madre, Mafia Malvagia e Swag Drip Margiela. Detto questo, è arrivato il vostro turno, ditemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate dell'album, qual è la vostra traccia preferita, cosa ne pensate proprio del percorso di Radical. Lasciatemi un commento qua sotto che vi leggo tutti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete
perdete ogni video reaction, qualsiasi cosa che esce. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, mi raccomando TikTok, il gruppo Telegram e le playlist a cui ho aggiunto alcune di queste canzoni. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slap.